13 giugno 2015 ci troviamo nella sala conferenze della Galleria Carifano perché sta per essere presentato un'iniziativa particolare, Art Hotel, un'iniziativa naturalmente ideata da Confesercenti Fano e Asso Hotel in collaborazione con la Camera di Commercio di Pesaro Urbino e il patrocinio del Comune di Fano, dell'Assessorato alla Cultura. Naturalmente il patrocinio importante anche della banca territoriale, la banca Carifano. Siamo con il presidente Fiorelli, ecco, una giornata importante in cui è stata presentata questa iniziativa particolare, Art Hotel. Sì, Art Hotel è un'iniziativa di Confesercenti nata da pochissimo tempo, l'abbiamo sviluppata in poco più di un mese. Si tratta di un'iniziativa nuova per la nostra città perché per la prima volta non si parla soltanto di ospitalità legata alla gastronomia o alla natura o alle bellezze della nostra città, ma stavolta abbiamo messo a disposizione del nostro turismo, abbiamo messo a disposizione degli artisti, giovani artisti locali, ma che sono già conosciuti sia a livello nazionale che fuori dal territorio, e perciò per la prima volta abbiamo messo a disposizione alcune strutture, esattamente 8 strutture alberghiere, che ospiteranno per tutta l'estate le opere di questi giovani artisti fanesi. Ripeto, è la prima volta che viene fatto un connubio di questo genere, cioè legato al turismo, opere di arte più o meno contemporanea, poi di arte magari posso dire poco, però è un'iniziativa che porterà a conoscere non solo le bellezze del nostro territorio e la qualità dei nostri servizi e dell'ospitalità, ma anche opere di giovani artisti. Queste opere saranno presenti fino al 13 di settembre presso 8 strutture alberghiere, esattamente sono 4 strutture a Fano, 3 a Torrette ed una a Marotta, che ospiteranno un artista per tutta l'estate. C'è anche nel nostro programma un calendario di incontri, generalmente sono di mercoledì, dove l'artista sarà presente presso questa struttura e non solo il turista che frequenta l'albergo, ma anche i fanesi o chiunque altro può andare a visitare le opere e parlare con l'artista su quelle che sono tutta la sua produzione artistica. Devo fare i complimenti alle Confesercenti, agli albergatori, agli artisti che hanno messo in campo un'iniziativa veramente molto bella, perché far entrare l'arte negli hotel peraltro 8 hotel che sono distribuiti in tutta la fascia costiera nostra, oltre che un evento di carattere simbolico che aumenta la sensibilità nei confronti della bellezza, dell'ospitalità, dell'accoglienza, ci consente di raccontare anche agli operatori artistici e la cultura dell'accoglienza di Fano, sublimata appunto dall'arte, che è un bene immateriale che però aiuta a conoscere meglio il territorio, a fare un approccio interdisciplinare, diremmo, oltre al paesaggio, alla capacità professionale degli operatori, degli alberghi, c'è anche l'estetica dell'arte sotto forma di scultura, di dipinti, che racconta una città che ha espresso tanti talenti negli anni, e quindi farli entrare negli hotel, perché noi vogliamo essere una città che si apre sempre di più al mondo, che punta sul turismo, quindi cultura e turismo sono un binomio che abbiamo voluto coniugare noi come amministrazione. Mi pare che questa sia la manifestazione emblematica da questo punto di vista, quindi rinnovo i ringraziamenti per Confesercenti, gli albergatori e gli artisti che danno mostra di sé in questa iniziativa. Questa è un'iniziativa che ritengo molto molto interessante e molto importante e che dà un inizio a una, diciamo, interpretazione diversa dal solito fare turismo. È interessante proprio perché si cerca la valorizzazione di un aspetto che generalmente in ambiti turistici è poco sentito, è quello della cultura, e l'intenzione è proprio quella di valorizzare, come si valorizza l'enogastronomia, come si valorizzano diverse altre cose in ambito turistico, quella di portare a conoscenza che abbiamo degli artisti locali molto bravi, e il connubio deve essere alberghi artisti.
Quindi i nostri alberghi che diventeranno una sorta di museo quasi all'aperto. Sì, questa, ripeto, è una piccola iniziativa, però che deve dare e deve lasciare il segno proprio in questa ottica, perché noi abbiamo bisogno di cercare di segmentare il nostro mercato e di cercare di far parte integrante di un territorio, e la valorizzazione di questo aspetto è molto importante in quest'ottica. Pensiamo di dare al turista e anche ai nostri concittadini la possibilità di apprezzare le opere, capirle, perché una parte importante dell'iniziativa era quella di far conoscere le opere direttamente dalla voce dell'artista. Noi abbiamo un incontro settimanale, abbiamo un programma dove l'artista incontra i clienti delle strutture e i nostri concittadini che volessero partecipare all'evento, dove tramite l'aiuto di un mediatore culturale riuscire a spiegare e ad avere anche delle risposte, delle curiosità su come vengono le opere, qual è il criterio, perché sono opere moderne, perciò anche un po' più difficili da capire. Quindi l'invito non è soltanto per i turisti, ma anche per i cittadini curiosi. E i cittadini curiosi, perché una valutazione che noi abbiamo fatto, che noi abbiamo visto che le nostre strutture non sono conosciute. Perciò c'è un'idea di struttura vecchia, alberghi non curati, e noi questa cosa la vogliamo effettivamente far vedere, che le strutture sono, c'è una manutenzione continua, c'è la voglia da parte dei nostri operatori di sfruttarle al meglio, di dare un servizio ai clienti, e eventualmente questo è anche un invito ai nostri concittadini, se avessero da ospitare amici, di farli venire alle nostre strutture, perché sono accoglienti, familiari e sono adatte alle famiglie, perciò. Questo è uno degli scopi della manifestazione. Con me Paola Gennari, che è appunto la curatrice di questo Art Hotel, questa iniziativa particolare di Confesercenti. Ecco, entriamo proprio nello specifico dell'arte, visto che lei è anche la mediatrice un po' culturale di tutto questo contenitore particolare. Ecco, quali sono appunto questi artisti e che cosa presenteranno nelle hall dei nostri alberghi? Allora, gli artisti sono stati scelti nella totalità, diciamo così, delle discipline, delle arti visive del momento, nel senso che andiamo dalla pittura alla scultura, alla fotografia, all'installazione e anche all'illustrazione con le tecniche digitali. Quindi abbiamo proprio un vasto campo, diciamo così, più mosso e anche più vario dell'arte contemporanea. Sono artisti del luogo, quindi delle nostre zone, ma non sono artisti conosciuti ovviamente qui da noi nel nostro territorio, sono artisti conosciuti molto anche a livello nazionale, ma soprattutto anche all'estero, chi in Giappone, chi a Parigi, chi in Germania, hanno comunque esposto, e quindi sono degli artisti assolutamente con dei curriculum molto vari, di tutto rispetto, esatto. E l'arte contemporanea è sempre stata considerata un po' difficile da capire, no? Un po' per tutti. Invece, secondo me, va vista sotto un punto di vista emozionale, nel senso che chi si avvicina di fronte appunto a un'opera non deve porsi troppe domande. Cioè deve veramente scambiare il proprio vissuto, il proprio stato d'animo, anche quello del momento, con l'opera d'arte, perché in realtà l'opera d'arte che cos'è? Non è altro che una generatrice di emozioni. Quindi inizialmente ci sarà questo rapporto, diciamo, emozionale molto forte. Diventa uno scambio di emozioni. Sì, assolutamente, ma deve essere una gioia. Cioè l'arte è una gioia, è un valore aggiunto, è consapevolezza, volontà, è sincerità, è un prodotto. Io ringrazio sempre gli artisti, nel senso che io li ammiro, perché ci regalano appunto emozioni, per questo. Ecco, poi l'appuntamento è tutti i mercoledì.
insieme sì, a lei, no, esatto, in ogni struttura alberghiera sì, che ospiterà appunto questa iniziativa, un incontro dove proprio è l'artista stesso insieme al mediatore, insieme ai clienti, ai turisti, insomma i curiosi sì, che possono venire per parlare di arte. Sì, esatto, e poi comunque sì, facciamo questi incontri che sono sicuramente, saranno sicuramente importanti, però quello che voglio sottolineare a tutti è che tutti possono andare a visitare questi hotel. Cioè, io di Fano non sono mai entrata all'Augustus oppure a De La Ville o al Continental o alla Storia, che sono appunto quelli presenti qui a Fano. A passarci magari davanti. Sì, perché effettivamente, diciamo la verità, per quale motivo? Cioè non c'è un motivo valido per andare. Invece questa è un'occasione per entrare appunto negli hotel, in questi esercizi alberghieri così particolari della nostra zona e visitarli non solo da fuori, ma anche da dentro. E quindi tutti possono entrare, visitare l'opera e come dicevo in conferenza è importante anche la descrizione dell'opera, quindi chi andrà a vedere l'opera troverà anche la descrizione a fianco, quindi non solo questo rapporto emozionale iniziale che è assolutamente molto importante, ma ci sarà anche questa guida, diciamo così, in più per capire in maniera più profonda che cosa ha voluto dire l'artista, perché appunto, ripeto, parliamo di arte contemporanea, non c'è niente di figurativo, niente di riconoscibile per la nostra mente. Quindi l'invito è quello di superare insomma modalità, il blocco in testa che fa dire no, non posso capire quest'opera e provare magari a partecipare in un mercoledì, oppure perché passando magari davanti a uno dell'albergo fermarsi e così scambiare emozioni con l'opera. Grazie. Giustamente bisogna far parlare anche i veri protagonisti, che sono loro, sono gli artisti appunto di questa Art Hotel, e sono in compagnia di Rossella Trionfetti che esporrà all'Hotel de la Ville di Fano. Ecco, un paio di domande. La prima è molto più generica, ti do del tuo, Rossella, sì, permettimi. Ecco, com'è nata la tua passione per l'arte? Ma la passione per l'arte, in questo caso, nel mio caso specifico, l'illustrazione c'è sempre stata. Da che io ricordi ho sempre acquistato libri illustrati, figurativi, non figurativi, e quindi è una cosa che ho sempre tenuto, mi è sempre appartenuta. Poi con il passare degli anni ho cercato e ho fatto in modo che questo diventasse il mio lavoro effettivo. Ecco, fino ad arrivare all'invito a Art Hotel, ecco, che cosa si potrà vedere all'Hotel de la Ville di Fano? Allora, all'hotel ho portato alcune mie immagini realizzate in quest'ultimo periodo, sono realizzate in digitale e sono state fatte per riviste, per manifesti, locandini, libri, anche libri per bambini. Quindi ho cercato di portare più cose possibili e inerenti a più settori. Ecco, grazie, e l'ultima cosa che ti chiedo è di fare un bel appello a tutti i telespettatori di Fano TV che ci stanno guardando da casa, perché tutti hanno un po' paura di questa di quest'arte, tutti sono un pochettino magari un po' bloccati, no, da questa cosa, che sembra una cosa che non per tutti. Ecco, un appello da uno appunto degli artisti di quest'Art Hotel. Ma io penso che l'importante è essere curiosi, quindi quale modo migliore è approfittare di questa occasione per andare a curiosare cosa c'è oltre. Seguiamo il consiglio di Rossella, mi raccomando. E a conclusione di questa giornata di presentazione non rimane che appunto invitare ancora tutti voi che state guardando questo servizio speciale dedicato ad Art Hotel, e mi permetto di leggere, perché sono tanti appunto gli espositori e quali saranno anche gli stessi hotel che ospiteranno, quindi a Fano l'Hotel Astoria, l'Augustus, il Continental e l'Hotel de la Ville, a Torrette Hotel Casadei, Eco e Prestige, a Marotta Hotel San Marco. Ecco, questo è un concetto di museo plurale, dal 13 giugno al 13 settembre non si può mancare Art Hotel.